questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, vi porto la recensione di un romanzo che ho letto nel mese di maggio e che mi è piaciuto tantissimo. E il romanzo in questione è Ti ho trovato tra le stelle di Francesca Zappia, edito da Giunti con un costo di copertina di 12 euro e uscito nel mese di marzo 2018 in Italia. E appunto questa è la traduzione italiana del romanzo Eliza and Her Monsters. Prima di passare ad analizzare il romanzo in sé, il contenuto del romanzo, vediamo un attimo l'edizione fisica. Allora, il romanzo presenta una copertina che secondo me è stupenda, più bella di quella in inglese. Per una volta le case editrici italiane, in particolare la Giunti, hanno fatto un ottimo lavoro, perché la copertina secondo me supera di gran lunga quella lì in inglese. Poi il retro è in questo modo e mi piace anche tantissimo, e poi all'interno ci sono le bandelle che io non amo particolarmente, ma a differenza di Wonder, dell'edizione di Wonder, queste bandelle sono decisamente migliori. E poi all'interno abbiamo delle fan art che appunto stanno a completare la storia, poi leggendo il romanzo capirete perché. Ecco qui dei pezzi appunto del webcomic presente nella storia. Bene, dopo aver analizzato quella che è l'edizione fisica in sé, passiamo al contenuto del romanzo. Nel mondo reale, Eliza Merck è una ragazza timida e solitaria. Online, Eliza diventa Lady Constellation, autrice anonima di Mare di Mostri, uno dei webcomic più seguiti e più adorati di tutto il web, che conta milioni di followers. Eliza, proprio grazie a questa sua comunità, a questi milioni di followers, non si sente sola, ma si sente speciale e importante. La vita di Eliza cambierà improvvisamente quando incontrerà Wallace, un ragazzo taciturno che deciderà di parlare a scuola proprio con lei. E Eliza scoprirà che Wallace non è altro che un fan di Mare dei Mostri, uno dei più grandi fan di Mare dei Mostri. E appunto l'incontro tra la vita reale e la vita online di Eliza, appunto simboleggiata dall'incontro con Wallace, porterà Eliza a fare determinate scelte, porterà a trasformare quelle che sono le sue certezze in incertezze, e quindi la porterà a fronteggiare i suoi dubbi e la sua fragilità. Allora, ho trovato questo romanzo molto importante dal punto di vista formativo. L'ho trovato un romanzo formativo soprattutto per quanto riguarda gli adolescenti, quindi la fascia di età adolescenziale, e penso che questo romanzo debba essere letto soprattutto in questa fascia d'età, perché è importante per questo motivo. Io mi sono ritrovato moltissimo in alcuni aspetti di Eliza, in alcune sue incertezze, in alcuni suoi dubbi, spesso nella sua fragilità, ma anche negli altri personaggi che praticamente rappresentano il mondo adolescenziale. E appunto Ti ho trovato tra le stelle, secondo me, è un romanzo che tutti gli adolescenti dovrebbero leggere e da cui dovrebbero imparare qualcosa, perché il tema portante del romanzo è sicuramente quello di imparare qualcosa dai nostri errori, dai nostri fallimenti, e di imparare a rialzarci sempre, anche se magari rialzarsi ci occupa più tempo del previsto, più tempo di quanto gli altri si aspettino, ecco. Questo è sicuramente il tema portante del romanzo, ma Ti ho trovato tra le stelle tratta anche altri temi importanti, come quello lì del suicidio adolescenziale e del suicidio in generale, perché ci saranno alcuni personaggi coinvolti, seppur in maniera astratta, in maniera poco specifica, nell'argomento del suicidio, ecco. Ma c'è anche il problema di relazionarsi con le altre persone all'interno della scuola, ci sono gli amori adolescenziali e via dicendo. E secondo me questo è un romanzo che va letto soprattutto per questa sua parte, perché ti lascia qualcosa, a me perlomeno ha lasciato qualcosa, ed è per questo motivo che io ho dato 5 stelline su 5 su Goodreads, e che vi consiglio assolutamente di leggerlo, soprattutto se, come ho detto prima, siete degli adolescenti. Bene, la recensione, seppur breve, è terminata. Come al solito spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a seguire il link che trovate qui sotto in descrizione, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!